Allora, chiusa questa parentesi con le notizie della mattinata, con Max Strada a parlare di questo libro che è in uscita proprio in questi giorni. Siamo davvero a ridosso della prima presentazione che sarà questa domenica a Villa Lepianore a Capezzano per il Terra Nuova Festival, di cui poi parleremo in un servizio, il cambiamento natura, consapevolezza e comunità. Come è nata questa ultima fatica saggistica? Sì, il libro è nato dall'esigenza di voler approfondire alcuni temi che già si erano manifestati con la pubblicazione del primo saggio che ho scritto nel 2015. È nato, l'idea è emersa in Inghilterra, a Bristol, un pomeriggio di settembre, un pomeriggio ventoso, mentre stavo parlando con un amico che vive là. E quando sono tornato da quel viaggio ho per l'appunto maturato la necessità di approfondire il tema del cambiamento, che ovviamente qui viene esaminato come un possibile cambiamento positivo rispetto alle criticità che ci riguardano e che affrontiamo quotidianamente, dalla crisi economica alla crisi ecologica, appunto alla crisi sociale, dei valori sociali, dei rapporti tra le persone. Quindi quel sottotitolo, Natura, consapevolezza e comunità, vuol già in qualche modo esemplificare quello che poi è il percorso narrativo che si svolge all'interno del testo. Natura perché? Perché evidentemente c'è una necessità di tornare ad avere un contatto più diretto con quelli che sono i fatti naturali, i luoghi naturali, la nostra stessa naturalità dell'essere e di vivere, di tenere presente quanto l'elemento naturale sia importante per le nostre vite. Consapevolezza ha, come dire, l'ambizione di provare a riassumere, anche a indicare alcuni percorsi con i quali si può maturare una maggiore consapevolezza individuale, ma anche una maggiore consapevolezza collettiva, proprio rispetto a cosa si può fare, che cambiamento si può mettere in moto per superare le criticità di cui ho detto. E comunità perché, come ho cercato di rappresentare con le varie citazioni di tipo sociologico, antropologico, anche filosofico talvolta, ma anche di tipo economico e naturalistico, la comunità oggi può rappresentare una sorta di alternativa valida alla società pienamente intesa come assieme di persone che vivono in urbate e che in qualche modo hanno perso la loro capacità di relazione rispetto al passato e sono molto distanti, quindi sia rispetto ai fatti naturali, ma sia anche da se stessi e rispetto agli altri. Ecco perché il tema della comunità come aggregazione di base, aggregazione di partenza, può essere utile per individuare un processo che porti a un cambiamento, ripeto, un cambiamento di tipo evolutivo. Quindi una lettura che ha l'ambizione di stimolare una riflessione ovviamente nel pubblico di lettori. Al termine della lettura cosa vorresti che rimanesse in mente a chi l'ha letto? Qual è il messaggio fondamentale secondo te? Ma sempre un autore quando scrive un libro, un saggio, come in questo caso, un saggio di tipo divulgativo, ha appunto l'idea di cercare di trasmettere qualcosa, ma non necessariamente indicare una lezione, un percorso già compiuto. Il mio tentativo è stato ed è quello di offrire uno stimolo appunto di riflessione, ovviamente anche delle informazioni che normalmente non si riescono a recepire per i canali tradizionali e quindi l'ho suddiviso in vari capitoli in modo anche da facilitarne la lettura e l'assorbimento. Quindi vorrei, la mia intenzione è quella che restasse nell'individuo che si pone alla lettura il piacere della lettura stessa per iniziare questo percorso, oppure portarlo già avanti se questo percorso di cambiamento in qualche modo è già iniziato.
Torniamo adesso invece a parlare con Max Strata qua in studio con noi. Il cambiamento, natura, consapevolezza e comunità, il libro di cui stavamo parlando poco fa e che verrà presentato ufficialmente anche nei prossimi giorni. Eri già uscito 2 anni fa, nel 2015, con un primo saggio. Ecco, da allora il lavoro è iniziato subito su questo secondo libro oppure è nata strada facendo? È nato strada facendo circa un anno dopo il primo testo che aveva un'impronta marcatamente ecologista, se così si può dire. E questo è un lavoro più complesso, diverso, che si articola fra necessità individuali e speranze collettive, speranze d'insieme, quindi lavora diciamo su un livello più diverso e più complessivo per l'appunto. C'è una parte del libro che è dedicato al tema della rivoluzione attraverso il cibo, l'ho chiamata così. Mi è piaciuto approfondire questo aspetto di cui peraltro si parla molto, insomma, Certo. già da un po' di tempo, perché in effetti non solo solamente i dati, ma anche una questione di sensibilità personale che si sta sviluppando e che ci porta effettivamente a comprendere come sia necessario per l'appunto effettuare un cambiamento il più rapido possibile rispetto a quelle che sono le nostre attuali abitudini alimentari, ma non solo dal punto di vista della dieta, che pure è fondamentale, ma proprio dal punto di vista delle ricadute, degli impatti ambientali e sociali che continuare a alimentarsi in un certo modo ha. E mi riferisco a quello che è il tema dell'agroindustria, dell'agricoltura industriale. Consideriamo ad esempio che il 70% dei terreni disponibili sulla superficie del pianeta sono attualmente utilizzati dall'agricoltura industriale, ma producono soltanto il 30% del cibo complessivo e utilizzano l'80% dei combustibili fossili che vengono utilizzati nel settore. Questo la dice lunga, è un dato impressionante se vogliamo. E che cosa significa? Significa che il sistema industriale agricolo è un sistema che si è mostrato fallimentare. Mentre la cosiddetta rivoluzione verde nei primi anni ha senza dubbio ottenuto dei successi, ormai da un certo tempo questi successi sono venuti meno e stanno venendo meno. Ciò implica grandi problemi a livello per l'appunto di alterazione o distruzione degli ecosistemi, ma anche per l'appunto impatti fortemente negativi sulla popolazione agricola, soprattutto dei paesi più poveri, ma non solo, che è espropriata spesso anche fisicamente dei terreni su cui è lavorata, piegata agli interessi delle grandi marche, dei grandi colossi industriali del settore. Sono spesso stati messi in ginocchio. Consideriamo da alcune ricerche che sono state recentemente effettuate che mediamente nei paesi avanzati un prodotto che noi facciamo arrivare poi nei nostri punti di distribuzione, possono essere supermercati, botteghe, eccetera, mediamente viaggia oltre 1.500 km con un dispendio di energia mostruoso e spesso si tratta di un prodotto che dal punto di vista energetico, dal punto di vista nutrizionale è molto scarso. La rivoluzione nel cibo quindi significa, nell'ambito di un cambiamento più generale, riappropriarsi invece di quella che è la nostra tradizione cosiddetta contadina, dell'agricoltura contadina, quindi la necessità di produrre ovviamente in modo naturale in prossimità dei luoghi dove poi si consuma il cibo. Questo è possibile farlo, è possibile farlo, e soprattutto da piccoli produttori. Invertendo il dato che ho fornito prima, sono quei piccoli produttori che ancora lavorano sui propri terreni che ancora oggi forniscono il 70% del cibo su scala mondiale. Ben ritrovati, seconda parte di Diretta Versilia. Oggi ospiti nei nostri studi è tornato a trovarci Max Strata, autore, consulente ambientale e appunto autore di questa pubblicazione, il saggio che oggi ci presenta e che sarà poi anche presentato in un evento di questa domenica a Villa Le Pianure, a Capezzano, di cui parleremo tra poco. Il cambiamento, natura, consapevolezza
e comunità. Abbiamo visto, ci hai raccontato da dove è partita questa nuova produzione, come è nata l'idea e anche un po' i contenuti che caratterizzano il saggio. Parlando invece, arrivando più nel concreto dei temi che affronti nel tuo libro, si parla anche di evoluzione, evoluzione e involuzione. Ma che cosa intendi esattamente in questo contesto? Il testo racchiude ovviamente una serie di ricerche, di esami, di analisi critiche che riguardano anche il concetto di evoluzione e involuzione della nostra specie. Perché c'è un po' di confusione di frequente su questo argomento. Che cosa si deve intendere per evoluzione? Cosa si deve intendere per Intesa involuzione? nel comportamento dell'uomo, nel Inteso, nostro. esatto, nel comportamento attuale e anche negli esiti di questo comportamento. Ora, è evidente che, e qui si torna anche al sottotitolo del libro, consapevolezza, avere consapevolezza del fatto che stiamo vivendo un momento storico involutivo può ingenerare sia nell'individuo che nel gruppo, nella collettività, per l'appunto una risposta in senso contrario, quindi una risposta in senso evolutivo. Perché si può parlare di periodo involutivo? Perché nonostante il progresso tecnico-scientifico ci abbia consentito, o meglio, abbia consentito soprattutto una parte del mondo, di ottenere cose, beni, oggetti di vario genere che sono diventati, si potrebbe dire, fondamentali per la nostra esistenza, alcuni in effetti sono estremamente utili, pensiamo allo sviluppo in termini di possibilità di curarci, quindi lo sviluppo della medicina o dell'ingegneria piuttosto che di altre branche della scienza. Ma più in generale la tecnologia e l'evoluzione scientifica ci ha visto in realtà spettatori e non tanto protagonisti di quello che poi è stato distribuito sul piano, diciamo così, industriale, no? E quello che è il processo di acquisto per l'appunto di beni, di cose, di oggetti. Ora, questo progetto, se in una prima parte è stato giustamente pensato come evolutivo, si è poi mostrato nel tempo come un percorso invece che lascia e promuove delle criticità e dei sentimenti anche di sofferenza molto forti. Ecco allora che si passa da un momento di evoluzione a un momento di involuzione. Noi stiamo vivendo questo momento di involuzione, sia per quali sono gli effetti in termini globali, pensiamo per l'appunto alla crisi ecologica, ma anche alla crisi economico-finanziaria, alla crisi sociale, alle guerre che intervengono in diverse E da parti quanto del tempo pianeta. siamo in questa involuzione, Ma secondo te? non è semplice dare una risposta in questo senso. Dal punto di vista, Non è facile individuare il momento non in è cui, facile ecco, individuare ovviamente non è un un momento cambiamento da un preciso. giorno all'altro. Potremmo dire con la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, ma potrebbe essere avvenuto anche prima. Certo è che questo è un processo che ormai dura da un paio di secoli, ma è sicuramente, diciamo, nell'arco degli ultimi 30-40 anni che queste situazioni di negatività si stanno manifestando. Allora, noi in questo momento stiamo vivendo un processo evolutivo o involutivo? Secondo le analisi che io ho ripreso e riportato, stiamo vivendo un processo fortemente involutivo, che incide sia sui sentimenti delle persone, quindi sui singoli, un senso di insicurezza molto diffuso, una percezione forte di insicurezza, e anche una sfiducia nei confronti del collettivo, nei confronti dell'altro, e quindi anche più in generale dei sistemi di governo. Si può fare qualcosa invece per rimettere insieme un processo che vada in una direzione effettivamente evolutiva? Sì, è possibile. Certo ci vuole un impegno personale a cambiare e un impegno più generale, quindi un impegno di comunità. Quali sono gli strumenti per farlo? Ce ne sono diversi e nel libro io cerco di elencarli. In primo luogo, quello che però emerge con forza è che se non si passa prima attraverso un processo di cambiamento, di mutazione interiore, difficilmente poi si raggiungono obiettivi di più ampia scala, quindi obiettivi comunitari o obiettivi, diciamo, di massa, di gruppo.
Non è, credo, questa una cosa banale, una cosa da sottovalutare. Io credo che tutti noi, nel nostro intimo, quando ci fermiamo a riflettere o abbiamo dei momenti di pausa da questa che è la nostra frenesia quotidiana, ci rendiamo perfettamente conto che ci sono molte cose che non vanno. Ma probabilmente anche proprio la nostra visione interna che non ci aiuta a percepire le cose che sono fuori dal nostro essere in modo diverso. Si parla infatti di una visione frammentata, di una visione anche dolorosa, no? E finché permane questa visione, l'idea di un cambiamento possibile, quindi di un passaggio evolutivo, di un nuovo passaggio Positivo. evolutivo, è positivo, ovviamente è molto difficile. Ecco perché io credo sia necessario fare sempre molta attenzione a tutti quelli che invece offrono delle vie brevi, delle scorciatoie, no? Facciamo questo piuttosto che l'altro, facciamolo subito e quella viene propagandata come la soluzione possibile e definitiva. Non credo che questo possa aiutare le comunità umane. In più c'è anche una questione più generale che riguarda la visione antropocentrica, come si dice, egocentrica con cui affrontiamo le cose del mondo. Forse è importante recuperare invece tradizioni occidentali, anche e soprattutto orientali, in cui questa visione del nostro ego così forte che tende appunto a espandersi in continuazione, viene ridimensionata. Alla fine la visione per l'appunto frammentata di separazione fra noi stessi e gli altri e il mondo nella sua complessità, intendo quindi anche mondo animale, mondo vegetale, in tutte le sue manifestazioni, è parte di questo processo involutivo che ci ha segnato negli ultimi 2 secoli, negli ultimi 30-40 anni in particolare. Quindi avete sentito, nel fine settimana Terra Nuova Festival a Villa Le Pianore per proporre un nuovo modo di fare economia, di fare turismo, di fare accoglienza e in effetti sembra proprio essere il contenitore ideale per presentare il tuo nuovo libro. Con il riferimento specifico abbiamo sentito al cibo, tu poco fa parlavi della rivoluzione del cibo, quindi anche quello è un tema che sicuramente resta molto attuale. Sì, è un tema centrale, cibo, energia e servizi che seguono un nuovo paradigma, come si dice, un nuovo modello che abbandonano appunto quello che ancora abbiamo come presente purtroppo e che è il modello funzionale legato ai combustibili fossili e tutto quello che gli sta dietro. Per l'appunto un processo, come si diceva, che si è messo in moto, che però deve fare ancora un bel pezzo di strada per affermarsi. Però certamente, ecco, questo è il percorso giusto. Nella parte finale del libro ho dedicato un capitolo all'idea della visione. Che cosa si intende per visione? Qualcuno per l'appunto afferma, ma che cos'è una nuova filosofia, un nuovo modo di porci di fronte alle questioni del nostro tempo? Può darsi sì, può darsi no. Per me è stata soprattutto una riflessione, una ricerca dedicata a come ci si può porre in modo per l'appunto positivo, in modo da rimettere in moto anche le proprie energie personali, immaginando per l'appunto quello che potrà accadere nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Quindi non solo il passaggio, come dire, formale a modalità esistenziali diverse, che hanno ovviamente poi delle ricadute economiche, sociali e quant'altro, ma soprattutto a un'impostazione, che poi è un'impostazione individuale. Ora, non si pretende che le persone cambino necessariamente e comunque nello spazio di breve tempo le loro idee, le loro esperienze, quello che è il loro passato, il loro vissuto. Non si chiede questo, ma si chiede una riflessione e proprio anche a partire dal proprio vissuto, dalla propria storia, ci si può porre in condizioni di cominciare a vedere il mondo con occhi diversi. Questo è un percorso che può e secondo me deve essere anche gradevole, piacevole, è un È un qualcosa percorso che individuale, è un quindi. percorso individuale che poi diventa collettivo, cioè i grandi cambiamenti della storia avvengono quando c'è una presa di coscienza, che è anche una presa di coscienza individuale, per poi diventare presa di Collettiva e coscienza di gruppo, sociale. collettiva. Quindi l'immaginare senza dogmi, senza imposizioni, senza ideologie preconfezionate, che si può andare in una direzione diversa e che lo si può fare anche per il proprio piacere personale, ma non un piacere edonistico,
non per un piacere finalizzato all'avere tutto e ora al piacere consumistico, un piacere di altro tipo, molto più sobrio, molto più semplice, ma probabilmente più costante nel corso del tempo e anche più gradevole, se vogliamo. Ecco, questo può essere un buon punto di partenza per promuovere il cambiamento. Siamo quasi in chiusura, abbiamo più pochi minuti, possiamo dire che il libro, Il cambiamento, è già in distribuzione, è già disponibile, ma a livello editoriale a quale tipo di pubblico ti rivolgi? Ma essendo questo un saggio divulgativo, ovviamente ha spazio fra tutte le persone che in qualche modo sono interessate al tema, quindi non c'è un target specifico, cioè un pubblico giovanile piuttosto che un pubblico più maturo. Direi che si rivolge soprattutto a chi ha dentro di sé un germe di sensibilità, sta maturando una sensibilità o ce l'ha già verso questo tema, verso questo argomento. Il libro ovviamente può aiutare perché può dare degli spunti di approfondimento, per questo motivo si scrivono i libri. Bene, quindi ovviamente l'input è quello di avviare la riflessione a livello individuale e poi chiaramente che venga coltivata anche a livello collettivo. Siamo davvero in chiusura, dobbiamo salutarci qua. Io ringrazio Max Strata, autore e consulente ambientale, per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito. L'informazione tornerà questa sera, edizione serale del telegiornale 18:25, diretta Versilia torna da lunedì per tutta la settimana, come sempre. Buona giornata.